Abbiamo temuto che si strappasse tutto. Ma questo non era mai nell'aria, ci sono delle diversità che vanno appianate e soprattutto concluse. Oggi è il giorno giusto per chiudere dopo le politiche, chiudere anche per le amministrative, e quindi per noi è molto importante trovare la quadra di un candidato sindaco condiviso per amministrare le città. Il vento è abbastanza buono per il centrodestra, è chiaro che bisogna mettere le persone giuste. Cosa vuol dire che bisogna rivedere le candidature? Ma rivedere, io non voglio rivedere niente, voglio condividere con tutti i pregi, difetti, vizi e virtù per trovare la giusta posizione. Voi fate una vostra proposta per Vicenza? Noi facciamo la nostra proposta per Vicenza, ci sono delle perplessità su Vicenza, non lo nascondiamo, però sappiamo benissimo che facciamo parte di una coalizione, che siamo assieme in regione del Veneto, siamo assieme a volte nelle province, siamo assieme nei comuni, siamo assieme a Roma, e chiaramente il governo centrale è più importante di tutto. L'ipotesi di primarie vi piace? No, le primarie sono del PD e hanno distrutto il PD. Senta, per il governo qualche nome del Veneto? Visto che Salvini ha detto che è disposto a fare un passo indietro. Ma noi stiamo a ruota di Salvini, ci ha portato fin qua, siamo molto contenti, abbiamo una squadra estremamente importante con 32 persone. Il voto sulla Casellati le piace, insomma, è una padovana? Sì, mi piace molto, è stata condivisa a livello di segreterie quando si è trattato di candidarla negli uninominali, e quindi mi fa piacere che il Veneto sia rappresentato con la seconda carica dello Stato, sicuramente una persona per bene, una persona che rappresenta il Veneto che lavora e il Veneto che magari in silenzio e porta a casa i risultati. Luca Zaia ha fatto da mediatore tra Salvini e Berlusconi in queste ore? Sicuramente sì. In che senso? Sicuramente sì. Ma qualcosa di più concreto, telefonate, messaggi? Non glielo posso dire, ma sicuramente sì.